Ciao amici miei, ciao a tutti, Giacomo Ciabatti, ispettore micologo qui pronto per un'altra pillola con voi, ma questo è un trailer, un'anticipazione di quello che sarà un video che arriverà da qui a molto breve, nei prossimi giorni, nelle prossime ore, non vi dico bene quando, massimo nelle prossime settimane. Allora, il porcino, il fungo porcino, con le quattro specie riconosciute dalla legge nazionale che abbiamo conosciuto insieme l'altra volta, Boletus edulis, eccolo qua, Boletus aestivalis, Boletus aereus e Boletus pinophilus, il porcino diciamo bianco per eccellenza, il porcino estivo, il porcino nero, il porcino rosso, se volete usare alcuni tra i termini diciamo popolari, volgari usati. Questo fungo è davvero il fungo più buono che il bosco ci offre? È lui il re dei funghi? Se lo è, perché lo è? È il più buono o ce ne sono di migliori? Sapete che la caccia al fungo porcino è praticamente diffusa ovunque e da ispettore micologo io consumo tantissime specie di funghi. Questa è una bella domanda, un bel dilemma. E ve lo svelerò nel video che sta per arrivare. Quindi ve li faccio rivedere, fungo porcino, tutte e quattro le specie che appartengono a questa delizia del bosco, ma è davvero il miglior fungo? Vale davvero così la pena di focalizzarsi solo su di lui? Lo scoprirete nel video che sta per arrivare a breve in questo stesso canale. Quindi questo è il trailer, l'anteprima. Per prepararvi, per tenervi caldi, per tenervi connessi, ma soprattutto per fare in modo che non vi perdiate poi la preziosa pillola di micologia che sta per arrivare. Mi raccomando, a proposito del canale, non scordatevi di diciamo, andare a vedere non soltanto ovviamente la pagina Facebook Giacomo Ciabatti ispettore micologo, perché ho già pubblicato altre foto che non sono nel canale YouTube. Quindi Facebook Giacomo Ciabatti ispettore micologo e trovate la pagina dove vedere tutti i contenuti e le informazioni per le vostre curiosità sui funghi, sui porcini e non soltanto. Ma nel canale, sui contenuti caricati, non scordatevi di andare a vedere via via i video caricati, non solo quelli che parlano di porcini, per un motivo molto semplice. Per poter parlare a tutto il mondo, io scrivo sempre, carico video con i nomi scientifici dei funghi. Ovviamente però ci sono anche funghi sugli ovoli, ci sono funghi sui prataioli, ci sono funghi, se volete, nomi popolari, sulle mazze di tamburo, sui chiodini. Guardate, i nomi popolari sono molto pericolosi perché cambiano veramente da posto a posto, da luogo a luogo, in poco tempo. Finferli si chiamano il Cantarellus cibarius da alcune parti e il Cantarellus lutescens da altre parti, o tubaiformis, eccetera. Quindi è sempre difficile orientarsi solo con i nomi popolari. Se dei funghi più interessanti iniziamo a conoscere anche i nomi scientifici è utile. Quindi spesso alcuni dei miei contenuti molto utili per voi, che poi una volta aperti mi dite: cavolo, spettacolare, non sapevo si chiamava quello. Non me li aprite perché si sono inseriti nomi scientifici, però non mi va di scrivere ovulo buono, ovulo cattivo, ovulo malefico e ovulo buono, perché con voi cerco di impostare questo canale in un'ottica anche di apprendimento di qualcosa di più sul mondo dei funghi, che dove non rimaniamo allo stesso punto iniziale, no? Quindi vi sto dicendo, tenetevi pronti perché sta per arrivare questa super pillola con i funghi più buoni del bosco. È lui il migliore? Attenzione perché potrebbe arrivare una graduatoria di ben 20 specie di funghi interessanti per voi. State caldi, state pronti, toccate adesso la finestra se volete vedere tutte per ora le introduzioni, le pillole micologiche che ho fatto per voi, toccate qui la finestra. E potete vedere tutta la playlist di tutti i video a disposizione. Mi raccomando, Facebook Giacomo Ciabatti ispettore micologo. Questa è una raccomandazione che vi faccio per seguire tutto quanto. Intanto toccate la finestra e seguitemi in tutte le precedenti pillole fatte sui funghi. Se ve ne sarete sicuramente perse troppe, troppe per i vostri gusti, per i vostri palati, per i vostri piatti, per le vostre curiosità. A presto, ciao! Ciao ragazzi, restate caldi, restate in linea, il video arriva. Quando c'è l'anticipazione del trailer, poi arriva anche la bomba. Ciao!